Anche questo è un documento abbastanza tecnico, perciò vado a leggerlo. In data 25 febbraio del 2013, il sindaco aveva risposto a un'interrogazione, risposta scritta, presentata dalla sottoscritta, dal titolo Consenso alla consulenza psicologica nelle scuole. Nei punti 4, 5 e 6 del documento si chiedeva quali erano i protocolli per il consenso informato dei genitori per i servizi psicologici, dei psicologi nelle scuole e se c'erano delle scuole che non chiedevano il consenso dei genitori e se c'erano delle scuole inoltre che utilizzavano un protocollo per il consenso informato adeguato a quello che dice la Convenzione dei diritti dell'uomo sulla biomedicina di Oviedo. Premetto che in tutte le scuole di grado primo, secondo, ma anche nelle scuole superiori, sta entrando a pietrato lo sportello dello psicologo per venire incontro a quelle che sono magari le criticità all'interno della criticità dei minori. Il sindaco ha affermato che per quanto riguarda il modulo per il consenso informato per le prestazioni psicologiche ed educative ai minorenni, viene fatto riferimento alla normativa sulla protezione dei dati personali, citando il decreto appunto 30 giugno 2008, il numero 196. A parte il fatto che così facendo si è in qualche modo eluso il dispositivo del documento, questa dichiarazione porrebbe le scuole trentine al di fuori della legge per quanto riguarda le prestazioni psicologiche. Infatti, l'orientamento giuridico italiano, adottato con legge 28 marzo 2001, numero 145, ha ratificato la Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, che tratta il consenso informato e lo tratta nel capitolo 2, articoli da 5 a 9, sicché, voglio dire, il sindaco non era proprio informato di questo orientamento giuridico. Nella risposta del sindaco c'è confusione sulla effettiva attività svolta dagli psicologi nelle scuole dei nostri ragazzi. Se da una parte parla di counseling che metterebbe questa attività fuori dall'ambito sanitario, dall'altra parla di affrontare situazioni di disagio, il che ci porta in un ambito sanitario ancorché nell'ambito della psicologia, così come dovrebbe rimanere. Inoltre, nella sua stessa risposta si parla di prestazioni psicologiche e quindi sanitarie. Se la figura del counselor, che a tutti gli effetti è divenuta figura riconosciuta della legge, che quindi non è necessariamente uno psicologo, oppure è uno psicologo formato come counselor, che non svolge perciò un intervento psicologico, non è chiara e non è certamente possibile un consenso in formato serio. Vediamo quindi, e qui lo propongo nel documento, di fare chiarezza su chi sono le figure. Il counseling è una professione non organizzata, ovvero priva di una legge istitutiva e di un ordine professionale. A seguito del varo da parte del Parlamento della legge numero 4 del 2013 in materia di professioni non organizzate, il counseling è stato inserito tra le professioni intellettuali per esercitare le quali non è necessario seguire alcun iter specifico. La normativa lascia così al singolo professionista la facoltà di qualificarsi professionalmente, intraprendendo un percorso di certificazione professionale presso un'associazione professionale di categoria o attraverso la cosiddetta autoregolamentazione volontaria. Riteniamo pertanto che i genitori dovrebbero certamente essere informati delle esatte qualifiche professionali dei professionisti che si occupano dei loro figli. Da un punto di vista epistemologico, il counseling si differenzia dalla psicoterapia per l'adozione di un metodo diverso da quello che si fa generalmente capo, riferito medico-paziente, propria dei modelli psicoterapeutici. E inoltre, per la definizione dell'obiettivo concreto, del contesto spazio-temporale della relazione che intercorre tra counselor e cliente, e dell'esclusione, infine, che è quella parte che preme di più, della patologia come settore di intervento, perché per il counselor non è patologica la situazione.
A differenza del paziente nella psicoterapia, il cliente nel counseling non ha bisogno di essere curato né di essere aiutato a superare una sofferenza psicologica, ma si avvale della competenza del counselor come sussidio delle capacità che sono insite dentro ognuno di noi per conseguire gli obiettivi che desidera, va cioè a scavare le risorse che sono in ognuno di noi e lavora su quelle il counselor. Le maggiori critiche dell'attività del counseling vengono mosse da una parte della categoria degli psicologi, alcuni ordini regionali e alcune associazioni di categoria che sostengono che l'attività di counseling è in realtà un'attività di consulenza psicologica e di sostegno psicologico, ma qui c'è da sgomberare il campo e pertanto i counselor che si definiscono tali ma che non sono psicologi iscritti all'ordine, compiono un abuso, cioè fanno un esercizio abusivo della professione. L'attività del counselor è infatti totalmente sovrapponibile ai compiti che già spettano al psicologo, secondo la legge 56 dell'89. Questo però ci riporta immediatamente in ambito sanitario. Una cosa è certa, non esiste alcuna certezza che le attività dei centri di informazione e consulenza delle scuole non abbiano una valenza psicologica. E ci sono fior fior di categorie che pensano proprio che questo stia accadendo. Quindi sanitaria, sia perché il counseling viene considerato un'attività psicologica in sé, sia perché il limite tra la semplice consulenza e ascolto e le prestazioni psicologiche è talmente labile e indefinito che riteniamo sia quasi impossibile non oltrepassarlo. Risulta chiaro quindi che camminiamo su un terreno minato. E non definire il più esattamente possibile la materia sarebbe chiaramente da irresponsabile, no? Perché ognuno di noi, voglio dire, ha bisogno di sapere bene quali sono poi le applicazioni. Qui si allega in questo documento un modulo di consenso informato che circola nelle scuole, che potrebbe permettere di far che dovrebbe essere assunto e che già alcuni comuni, alcune amministrazioni comunali hanno fatto assumere sui loro territori affinché venga rispettato quello che è, voglio dire, la Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina di Oviedo, ossia sul consenso informato dei dati in modo giusto. Qui appunto il modulo è parte integrante del documento. Nel presente ordine del giorno si utilizza la formula nei modi e nelle forme appropriate al fine di ottenere l'implementazione, per intendere qualsiasi azione appropriata volta a raggiungere l'obiettivo, come ad esempio una campagna di sensibilizzazione, la promozione degli obiettivi presso gli organi competenti. Tutto ciò premesso, si impegna il sindaco e la giunta a farsi promotori di un modello standard divulgativo del servizio sportello dello psicologo introdotto nei pressi scolastici del capoluogo trentino, così come riportato nel documento, sia con tutte le parti di consenso informato per lo sportello di ascolto per i minori, con le giuste informazioni, cioè che devono essere date ai genitori, ma anche con la presenza all'interno dello stesso del counselor, come figura professionale da scegliere nel caso in cui si voglia accedere a questa figura professionale, al fine di offrire all'utenza cittadina un servizio rivolto alla persona rispettoso dei criteri e delle modalità previste appunto dalla normativa vigente, che è quella che ho citato, della biomedicina di Oviedo, assunta e ratificata dal nostro Stato sulla Convenzione dei diritti dell'uomo. E inoltre promuovere la formazione dei consulenti di tutte le scuole nel Comune di Trento affinché le attività dei CIC siano esclusivamente rivolte al counseling e non abbiano alcuna connotazione terapeutica o sanitaria nei modi e nelle forme appropriate al fine di ottenerne l'implementazione. Grazie. Grazie consigliera. Assessore Castelli. Grazie Presidente. Sicuramente il tema introdotto da questo ordine del giorno è un tema delicato, un tema anche molto molto specifico e nel quale c'è anche il rischio appunto di equivocare, no? I termini tra counseling e attività più terapeutica ed è per questo che mi permetto in premessa proprio di chiarire bene, dal punto di vista etimologico, il termine counseling, che deriva dal linguaggio inglese,
e che poi sostituirò nel mio discorso con attività di consulenza psicologica, che mi sembra più immediatamente percepibile, più immediato. Appunto, l'attività di counseling è un'attività professionale che tende ad orientare, sostenere e sviluppare le potenzialità della persona, promuovendone atteggiamenti attivi, propositivi e stimolando la capacità di scelta che già è dentro nella persona. Si occupa di problemi non specifici e di ambiti circoscritti, quali la famiglia, il lavoro, la scuola. Ecco, questo per dire che in effetti, da come indicato, l'attività di counseling si smarca completamente, si contraddistingue completamente da quella che è invece un'attività di psicoterapia, che prevede un intervento intanto di persone formate, preparate con dei requisiti, prerequisiti culturali ben precisi, mentre il counselor non è necessario che preveda questi presupposti. E poi, ripeto, l'attività svolta dal counseling è di tipo generale, generico, e fa leva su quanto già esiste nel soggetto che si rivolge al counselor, mentre nella attività di terapia esistono completamente dinamiche diverse ed esterne rispetto al soggetto che si rivolge a questa attività. Premesso questo, evidentemente vado anche a collocare con sicurezza l'attività che si svolge nelle scuole e che è stata iniziata, introdotta nelle scuole superiori dal DPR 91090 numero 309 come un'attività assolutamente e inequivocabilmente riferibile all'attività di counseling e non di terapia. Ed è opportuno e necessario delimitare e circoscrivere questa attività proprio per capirne anche poi le dinamiche che spingono i vari dirigenti scolastici nell'autonomia che a loro spetta e che è affidata dalla legge provinciale 5 del 2006, di attivarsi, ripeto, autonomamente con altrettanti consulenti e attivare questa possibilità, questo servizio, nell'ambito dei centri di informazione e consulenza istituiti presso le scuole superiori e attualmente anche presso le scuole primarie e secondarie di primo grado, diciamo di attivare appunto in tutta libertà questi servizi e proporli non solo, si è visto, agli studenti, ma anche alle famiglie e anche ultimamente mi sono interessato anche ai professori e alle altre figure professionali che alla scuola fanno riferimento e che costituiscono comunque delle agenzie educative o comunque dei soggetti che contribuiscono a portare avanti l'attività educativa della scuola nei confronti dei ragazzi. Ma il tutto è finalizzato ad un recupero dell'equilibrio personale del soggetto che si riferisce a questa attività, attivando, ripeto, come ho detto prima, all'interno di esso stesso quelle risorse, quelle forze, quelle energie per fare chiarezza e recuperare, diciamo, la possibilità di una sua presenza attiva all'interno del sistema educativo. Posto questo, spero di essere stato chiaro, appunto, pur nella complessità del tema, evidentemente devo dire però che quanto richiesto nell'ordine del giorno ha consentito al mio servizio, però di attivarsi presso la provincia per far sì che comunque questa attività venga sottoposta a chi la utilizza attraverso un modulo di consenso informato alla stregua di quanto appunto
prevede il Trattato di Oviedo e anche sulla base di quella ipotesi di modulo che la consigliera ha allegato. Naturalmente questa attività è assolutamente di competenza dell'amministrazione provinciale e pertanto l'amministrazione provinciale che appunto è stata interpellata con una lettera dell'aprile scorso ha risposto dicendo che recepisce questo suggerimento, questa proposta e si farà carico di individuare una fattispecie di modulo adatto perché possa essere esteso a tutti gli istituti che desiderano avvalersi di questa collaborazione e di questa consulenza psicologica. Ecco, pertanto quanto richiesto dalla consigliera è già in parte stato attuato e si attende adesso che la provincia elabori, predisponga questo modulo e poi lo comunichi e lo trasferisca a tutti i dirigenti scolastici che desiderano avvalersi di questo servizio. Alla luce di quanto detto, io proporrei alla consigliera di mantenere l'ordine del giorno con una variazione che appunto ho consegnato a lei poc'anzi, che sostanzialmente ripropone il primo punto, mettendo però all'inizio in esordio la parola verificare con la provincia l'esito dell'impegno assunto, perché di fatto questo impegno è stato già assunto dalla provincia stessa. Naturalmente invece il punto numero due, essendo la formazione di questi consulenti assolutamente diversa dalle competenze del Comune, dovrà essere svolta o nell'ambito dell'ordine specifico alle quali questi consulenti fanno riferimento, gli psicologi è stato detto prima, o comunque in un contesto diverso che comunque non compete né al Comune ma nemmeno alla provincia, perché afferisce alle categorie professionali dai quali questi professionisti vengono attinti e ai quali questi fanno riferimento. Per cui il punto 2 deve essere stralciato completamente. Ecco, ho proposto anche, come è a conoscenza della consigliera, di togliere anche quanto riferito al precedente ordine del giorno, perché ecco, pertanto la consigliera ha in mano questa ipotesi che ho illustrato, che consegno anche al Presidente del Consiglio. Grazie. Do la parola alla consigliera Maffioletti, se è d'accordo o meno. Grazie Assessor Castelli. Veramente grazie per l'impegno profuso su un tema che ci siamo trovati anche poco prima di andare, voglio dire, a trattare il documento e ho capito lo spirito che ha anche, diciamo, trovato facile attecchimento nella sua necessità di capire bene un tema che chiaramente era un tema forse conosciuto da pochi, ma che è una delle tante tematiche sempre più in modo magari non troppo chiaro vanno poi a assumere degli aspetti fondamentali in quelli che riguardano delle metodiche spesso magari invasive o spesso non pedissequamente rispettose di quelle che sono normative già in essere ma poco conosciute, appunto penso che in pochi sappiano appunto dell'esistenza della biomedicina di quella che è il consenso informato adeguato alla Convenzione dei diritti dell'uomo sulla biomedicina di Oviedo, perché chiaramente non la conoscevo neanch'io sono madre, anch'io ho visto uno di questi modelli che circola nelle scuole di consenso di introduzione dello sportello dello psicologo nelle scuole anche di medie superiori, nelle scuole pertanto
di formazione, ma anche degli istituti superiori. E di conseguenza vedere che a largo raggio, insomma, si applicano queste metodiche attraverso non rispettose di quello che è il vero consenso informato, che predispone tutta una serie di modulistica ben precisa, come appunto sulla scorta di quello che qui abbiamo cercato di riprodurre, diventava obbligatorio da parte della proponente. Io ringrazio l'assessore perché chiaramente ha dimostrato non solo di essersi informato attraverso gli uffici provinciali competenti, ma anche presso l'azienda sanitaria, che in un certo qual modo rientra in ambito di competenze a pieno titolo in quella che è la risposta che ha accompagnato poi il pronunciamento dell'assessore, ma di averlo illustrato con una dovizia di professionalità, pur essendo lui, avendo lui detto, insomma, chiaramente che era un tema abbastanza nuovo e sconosciuto anche per lui. Ha fatto una ricerca molto approfondita, di questo mi complimento, perché non sempre proviene dai banchi della Giunta altrettanto interesse a temi che magari sono temi anche complessi da trattare. E la sua proposta di modifica del primo punto e di stralcio del secondo punto, posso dire che sullo stralcio del secondo punto chiaramente non è che esulto, ma mi adeguo perché altrimenti rischierei di non vedere votato in maniera positiva quella che è la proposta così modificata, di verificare con la provincia autonoma l'esito dell'impegno assunto, che è chiaramente è quello che già, ma quello che andrà poi a essere riformulato, mi auspico, ma saremo noi tutti certo attenti osservatori a verificare appunto che questo impegno, che mi auspico insomma nell'aula oggi si vada ad assumere, venga poi mantenuto e venga portato in essere d'ora in poi. Grazie. Grazie. Consigliere Pigioni, prego. Sì, ma io volevo esprimere comunque l'apprezzamento nel momento in cui si va a chiarire quello che può essere il consenso informato, quindi appunto la richiesta che è stata posta. Non mi sento però di votarlo, perché ci vedo sempre qualcosa di, come dire, come se gli psicologi fossero un po' dei demoni, chissà cosa facciano insomma all'interno di uno sportello. Siccome io ho la fortuna di farlo, anche questo tipo di professione, e ho la fortuna appunto di gestire uno sportello, mi rendo conto appunto della differenza che c'è invece tra quello che si fa in uno studio di quello che fa appunto poi uno psicologo facendo della psicoterapia, insomma, che è assolutamente un'altra cosa. All'interno di una scuola c'è veramente semplicemente l'ascolto e la richiesta di quello che può essere a volte semplicemente, come dire, un parere, un consiglio, dove la maggior parte delle volte chi diciamo così chiede di poter partecipare sono effettivamente i genitori, molto spesso, ancora più spesso gli insegnanti. È vero, come si diceva, a volte proprio anche il personale ausiliario, quindi i bidelli, spesso appunto vengono anche i bidelli. Quindi ripeto, secondo me è importante che ci sia il consenso, è una cosa fondamentale, su questo sono assolutamente d'accordo, però, come dire, faccio fatica, ed è per questo che non riesco a votarlo, solo per il discorso mi asterrò, nel senso, per il fatto appunto che ci vedo come se venisse fatto chissà che cosa, insomma, no? All'interno di questi sportelli, quando invece effettivamente è solo una reale e semplice attività di ascolto in quel momento, nel senso che non si fa nessun tipo di terapia. Se si nota la necessità che, come dire, c'è un'esigenza, si invia ai servizi competenti. Però ripeto, l'aspetto insomma che non mi permette di votarlo, proprio perché, come dire, noto sempre quasi una specie di, come dire, aspetto come, sì, come un retropensiero, come se fosse un qualcosa di losco che avviene in questo luogo, quando veramente ripeto, dico con la fortuna, perché veramente è un bel momento quello lì. Mi piace molto insomma lavorare
all'interno di una scuola, ma non c'è assolutamente la possibilità di fare quel qualcosa in più, perché non ci sono i tempi e non è quello il luogo, appunto in quello luogo è veramente quello dell'ascolto rispetto a quello che sta accadendo. Quindi ripeto, io esprimo l'apprezzamento rispetto al fatto che venga dato il consenso, è una cosa assolutamente fondamentale, mi impegnerò in questo senso anch'io, perché all'interno della scuola dove pratico, insomma, che venga fatta questa cosa, però con lo spirito, appunto, come dicevo prima, il fatto che non avviene nulla di strano, è semplicemente un'attività di ascolto molto molto semplice. Grazie. Grazie consigliere Pisoni. Consigliera Coppola, prego. Sì, mi esprimo anch'io la mia difficoltà a votare quest'ordine del giorno, avendo lavorato per tanti anni a scuola e avendo usufruito in talune occasioni, sempre su richiesta dei genitori e mai su segnalazione di insegnanti, perché l'unico caso in cui mi ricordo era partita dagli insegnanti, i bambini non sono stati neppure visti dallo psicologo e il lavoro è stato fatto con noi insegnanti. Ricordo tra il resto questa esperienza come un'esperienza di grande qualità, perché dei bambini non si conosceva assolutamente neanche l'identità e il lavoro che veniva svolto con gli insegnanti era sulle problematiche, cioè sul caso, ma senza la definizione né fisica né nominativa di un determinato bambino. A me dispiace che si pensi alla scuola in questo modo, perché in realtà io manco da relativamente poco tempo, però non è vero che a scuola si medicalizzano i casi e le situazioni. Questa cosa non è assolutamente vera. C'è un'estrema attenzione dovuta, quindi non che la si può fare o non la si può fare, non la si deve fare, ad affrontare anche nelle schede di valutazione la situazione dei bambini dal punto di vista psicologico. Non deve esserci nessun tipo di giudizio che esuli dal giudizio relativo ai dati delle conoscenze e del lavoro che il bambino fa a scuola sulle discipline. Che poi in questi ultimi anni ci sia stata un'attenzione particolare ai bambini cosiddetti BES, bisogni educativi speciali, questa è stata una cosa assolutamente dovuta e necessaria, perché fino a quel momento vorrei ricordare che il mondo della scuola era diviso in bianco e nero. C'erano i bambini cosiddetti normali, i bambini portatori di handicap, diversamente abili, disabili. In mezzo, in realtà, c'è una larga fascia di bambini che necessitano di attenzioni particolari, ma vorrei precisare che queste attenzioni particolari devono fondamentalmente essere attenzioni di tipo pedagogico e poi chiaramente di attenzione quando si evidenziano anche a livelli di sofferenza, ma non ci sarà mai nessun insegnante che potrà permettersi di psicanalizzare o psicologizzare un bambino. E a scuola non si fa terapia, vorrei che fosse chiaro, nessuno psicologo nelle scuole in queste situazioni, ripeto, diceva giustamente, ho molto apprezzato l'intervento del collega che mi ha preceduto, in queste situazioni di ascolto, si ascolta ed eventualmente si consigliano i genitori, si ascoltano gli adulti, si ascoltano i genitori. Raramente si ascoltano i bambini, perché i bambini vengono il più delle volte lasciati a fare le cose che devono fare, cioè gli scolari, gli studenti. Ecco, i casi rarissimi che sconfinano fra appunto livelli diciamo che devono essere affrontati in modo differente,
non entrano assolutamente nell'ambito di quello che viene considerato come normale attenzione a un bambino che magari in un momento preciso della sua vita sta dimostrando delle difficoltà. E io comprendo anche lo spirito dell'ordine del giorno della consigliera, nel senso che se questo avvenisse sarebbe estremamente grave. Se io sapessi che un mio figlio o una mia nipotina subisse questo tipo di attenzione di tipo psicologico, peggio psicanalitico all'interno di una struttura scolastica, mi arrabbierei moltissimo. Però questa cosa non solo non la si deve fare, ma non è consentita, non si può fare. Nessun dirigente scolastico potrebbe mai permettere e consentire che a scuola avvenisse un discorso di tipo terapeutico o di questo genere. Per cui io assolutamente non mi sento di votare questo ordine del giorno. Grazie. Assessore Castelli, prego. Un attimo, se chiude il consigliere. Curare questi due interventi del consigliere Pisoni e del consigliere Coppola esprimono preoccupazioni lecite e giuste. Credo di poter dire, anche perché in questi rapporti che ho intrapreso con la provincia, questo modulo di consenso informato possa anche servire per chiarire esattamente i confini di questo intervento e allo stesso tempo arginarlo se ce ne dovesse essere bisogno. E per tranquillizzare, chiarendo assolutamente supporto, come diceva, in se stesso dell'intervento e chiarire con sicurezza che non si tratta di un intervento né psicologico né psicoterapeutico. Grazie. Consigliere Maffioletti, prego. Sì, ringrazio l'assessore perché ha preceduto meglio di me, diciamo, ha fatto chiarezza su quelli che erano due interventi, fatti peraltro in maniera legittima dai due consiglieri che sono intervenuti, ma chiaramente magari sentendosi anche magari presi in causa per la loro professionalità che hanno svolto all'interno, come maestro a scuole d'obbligo e l'altro chiaramente a livello professionista. Ecco, io forse non si è capito, non si è letto a sufficienza il testo, in quanto che qui non è che si faccia la guerra tra, voglio dire, le figure professionali, tra lo psicologo e il counseling, ma semplicemente si andava a proporre attraverso un modulo si andava a proporre quella che era l'introduzione dello sportello dello psicologo attraverso quelle che sono e che devono rimanere, a nostro modo di vedere, delle proposte informatiche che a tutto campo su quelle che sono tutte le figure professionali, le attività di consulenza, a cui appunto ho fatto richiamo anche previste in forma autonoma dai dirigenti attraverso la legge già implicita nella legge 5 del 2006, dando la libertà ai genitori di avvalersi, voglio dire, delle figure professionali che loro necessitano meglio e dando nel contempo ai dirigenti la modalità di adire a queste figure in maniera equipollente senza necessariamente dover ricorrere agli uni piuttosto che agli altri, ma soprattutto garantendo che non venga travalicato quel confine che bene ha sottolineato l'assessore, che spesso è labile, di attività di psicoterapia piuttosto che solamente di attività di consulenza e di informazione, che altrimenti possono chiaramente trovare alveo in determinate situazioni in cui magari i genitori ignari o minori ignari che venissero avvicinati allo sportello dello psicologo senza il consenso informato dei genitori ma in forma tacita, avvengono anche queste cose. Pertanto
Non vedo perché, se già comunque all'interno delle scuole tutto ciò viene fatto, non sarà certamente adottare un modello pienamente ossequioso di quello che è già, voglio dire, ciò che il consenso alla consulenza psicologica prevede sul rispetto di quello che è la Convenzione dei diritti dell'uomo, la biomedicina di Oviedo già prevede. Grazie. Grazie. Allora non ho altri interventi. Vi leggo il testo del dispositivo, che è di un solo punto, che dice: verificare con la Provincia Autonoma di Trento l'esito dell'impegno assunto di farsi promotrice di un modello standard divulgativo del servizio sportello dello psicologo introdotto nei plessi scolastici del capoluogo trentino, quello riprodotto in loco è valido, nelle forme e nei modi che l'amministrazione pubblica riterrà più consoni, al fine di offrire all'utenza cittadina un servizio rivolto alla persona rispettoso dei criteri e delle modalità previste dalla normativa vigente richiamata nel dispositivo del documento. Il secondo punto viene tolto, come vengono sistemati i due punti della premessa. Allora, chiedo al consigliere Liberti se per favore sostituisce il consigliere Patton come scrutatore. Un attimo solo. Cioè, un attimo solo perché mancano diversi consiglieri, vediamo se tornano. Prego, si può votare. Siamo? Dichiaro chiusa la votazione. Prego. Siede Decker, favorevole era come? Cosa appare? Non votante? Un favorevole in più. Chiaro l'esito della votazione, 38 presenti, 30 votanti, 10 favorevoli, 7 contrari, 13 astenuti, 8 non votanti, l'ordine del giorno non è approvato.